le cose verissime. Le cose verissime. Ciao, cose verissime. Ciao. Oibo, eccoci qua ad una nuova puntata nel mio canale. Sì. Oggi siamo già sul campo con la mia crew, formata dal Fido Gaetano e dalla mia cineoperatrice Priscilla, perché oggi tenteremo l'impossibile. Aia. Ho la pelle d'occhissima. Come sapete, sono sempre stato affascinato dalla scienza applicata al potenziamento delle capacità fisiche umane e dalla ricerca della sovrumanizzazione. Sì. Wow, che terminone. Priscilla, non cominciamo a straparlare di inserire commenti non richiesti durante il lancio del mio video, sì. Ok? Ok? Sì, sì, madonna, che carattere. Sì, mi faceva solo buffo il terminone. Vabbè. Taci! Io lo amo. Allora, dicevamo, ecco, guardate questa vecchia Vespa 50 elaboratissima, di proprietà di Salvatore Russo, detto O Malandrino, che ho acquistato, data la sua detenzione, per l'irrisoria cifra di 350 euro dalla sua compagna ai domiciliari. Tale mezzo è stato dotato di un propulsore dallo stesso O Malandrino, di cilindrata nettamente superiore e una potenza erogata paragonabile ad una moderna moto da MotoGP. Mamma mia, ma è una Vespa da scippatore! Taci! Vabbè, ma secondo me ti fai male. Sai guidarla? Certo che so guidarla! Come cazzo è arrivata fino a qui, volando? Ma io non ti ho sentito arrivare accesa. Certo che no! Non è assicurata! È stata trainata fino a qui da Gaetano mentre inseguiva un ragazzo con attaccato dietro una bistecca alla giacca. Ma sei serio? No, senti, se mi paghi me ne vado! Mi leveresti la bistecca dalla schiena, per favore? Certo! Ecco! Ciao! Ecco, adesso credo che il concetto di wow abbia alzato l'asticella. Sì. Allora, Priscilla, adesso io, grazie a questa pozione comperata sempre dalla moglie del signor O Malandrino, noto anche per alcune capacità nel procacciare sostanze che al dire dei giovani del paese sono incredibili, troverò dentro di me la forza sovrumana per compiere un miracolo di atletismo e coraggio. Salterò a bordo della Super Vespa le macchine accatastate in questo sfascia carrozze di proprietà di Solfiti Giacomini e atterrerò in collo dall'altra parte del recinto, proprio prima dei binari dell'alta velocità Freccia Rossa. Sono già semidivinità dalla pelle d'occhissima. No, questa volta non ti permetto di fare una cagata simile. Cosa hai detto? Non ti sento! La Super Vespa fa un rumore mostruoso! Ho detto che non ti permetto di fare una cagata simile! Ti vai ad ammazzare! No! Non ci sono zanzare! È autunno! Che cazzo c'entrano le zanzare? Fermo! Non lo fare! Ti vai ad ammazzare! No! Non ho voglia di danzare! Suda in Priscilla! Occhio che faccio la prima fase! Mi bevo la pozione! Schifo! Fermo! Vado! Mi sento già potentissimo! No! Ha 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 ha!
Muore male. Sto stronzo. Sono atterrato praticamente praticamente incolume sui binari del Freccia Rossa. No. Ho solo una piccola frattura esposta e si vede il femore. Ma non sento un Il treno. Le cose verissime. Se è andato così. Povero. Se è andato così.